Sensazionale. Lui è Carlo, Plutonio per gli amici. Mentre noi da piccoli leggevamo Topolino, lui con la paghetta settimanale comprava Focus. L'azoto liquido non gli fa né caldo né freddo. Il suo entusiasmo va in fumo. Samuele, non fatevi ingannare dalla massa. Il suo stomaco è un buco nero. Ma l'unica tavola a cui non riuscirà mai a rinunciare è quella di Mendeleev. Lo chiamano Neon. L'aspetto dei suoi capelli è più psichedelico di quella del camaleonte chimico. Marco, in arte arsenico, somigliante al nome del noto Lupin, da quando sottrasse il piccolo chimico a sua sorella. L'ultravioletto risalta il suo volto criminale. Scaltro, vivace, curioso, brillante. Insomma, ora è solo annoiato. E ora i tre, svegli e interessati come non mai, provano l'ultimo esperimento. Sembra tutto dentifricio e niente elefanti. Non gli basta. Hanno bisogno di più. Di più. Di più. Oh, ehi, ancora? Arsenico, vedo che soffri. Insomma, se come Plutonio, Neon e Arsenico sei stufo della scienza scenografica e sensazionalistica, prova a fare vera scienza. Azione. È caldissima. Dobbiamo rifare, sì.